Io saluto Valerio Rossi, formatore divulgatore digitale. Valerio che torna con noi. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno Manuela e buongiorno a tutti i telespettatori e grazie Buongiorno. per l'invito. Allora, intanto guarda, io vado subito a prendere il grafico del Bitcoin perché partiamo da un'analisi, come dire, attuale, dove vediamo la prima criptovaluta in rialzo del 4,93% in questo momento nei confronti del dollaro. Vale 36.427 dollari in questo momento, un inizio di ottava e moderato recupero quindi per il Bitcoin e anche le altre criptovalute dopo una settimana che però è stata un po' da cardiopalma, Valerio, nel senso che o di passione o da montagne russe, insomma, dimmi tu qual è l'espressione o il termine che preferisci, perché abbiamo visto ancora, dico ancora una volta perché non è la prima volta che assistiamo a crolli, come non è la prima volta in cui assistiamo a aumenti anche importanti, perché il mondo delle cripto è decisamente volatile, però appunto nella scorsa settimana abbiamo visto le principali cripto cadere in modo decisamente precipitoso, per quello che viene usata l'espressione montagne russe, e si sono portate a circa la metà del record raggiunto dei primi 10 giorni di maggio, in prossimità dei 60.000 dollari, che era stato il massimo raggiunto proprio dal Bitcoin. Allora, intanto ti chiedo come definisci questo crollo e questo poi parziale recupero a cui stiamo assistendo ora. Poi facciamo dei passi e procediamo per step sulla situazione. Certo, allora per quanto riguarda la settimana diciamo, di passione, come si può dire, la settimana scorsa in cui ovviamente il ridimensionamento di Bitcoin e tutto il mercato delle criptovalute è stato veramente importante e inaspettato per tanti motivi, nel senso che c'è stato il primo flash crash, diciamo che ha portato a 30.000 di picco e ha prontamente recuperato da quel minimo. Poi c'è stato anche ieri una giornata piuttosto difficile, perché ovviamente il mercato delle criptovalute, al contrario dei mercati tradizionali, è aperto 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Però naturalmente stiamo discutendo, stiamo commentando insieme quello che è un momento sicuramente di verifica di difficoltà del mercato, sia in termini di nuovi acquirenti che di prezzo. Però vorrei ricordare che Bitcoin, e quindi di riflesso anche tutto il mercato a cui si rivolge, non è solo ovviamente un prezzo, una criptovaluta, ma è un progetto assolutamente molto più ambizioso, no? Da Certo. questo punto di vista. Vorrei ricordare dei dati importanti per coloro che ovviamente si approcciano da poco tempo, da qualche mese, da quando diciamo, i media hanno scoperto un po' nuovamente Bitcoin dopo la parentesi della fine del 2017, inizio del 2018. Il 23/3 del 2020, quindi 23 marzo, Bitcoin valeva 5.938 dollari. Questo è un dato importante per capire esattamente che, pur ovviamente nella grande volatilità, come dicevi tu, e nella incertezza, perché stiamo approcciandosi a un mercato assolutamente nuovo, e quindi da comprendere. Però se facciamo addirittura una comparazione tra il 25 maggio 2020, no? Oggi siamo a 24 di maggio, e valeva 8.786 dollari. Quindi sì, è vero, rispetto ai massimi siamo andati quasi alla metà del prezzo, no? O anche addirittura meno della metà, però evidentemente un investitore accorto di Bitcoin deve essere necessariamente, secondo il mio punto di vista, un cassettista, quindi una persona che ha una visione di medio e lungo periodo e soprattutto che non si fa condizionare da momenti di panico, come purtroppo ci sono stati per alcuni che sono corsi a vendere, che è, diciamo, l'azione sicuramente più errata da fare in questi momenti, no? Certo, ecco, ricordiamo peraltro anche, Valerio, che sono
Poi ci sono magari altri timori, chiedo a te come li vuoi mettere in ordine. Intanto in generale sui mercati in questo momento c'è un po' il timore dell'inflazione, che poi mi dirai tu se si respira anche nel mercato delle cripto. Ci sono i tweet di Elon Musk che fondamentalmente è diventato l'influencer principale del mondo cripto e poi c'è la presa di posizione del Consiglio di Stato cinese, nel senso che è stato chiesto dalla Cina, è stata chiesta dalla Cina una regolamentazione più rigorosa e qui poi apriremo una piccola parentesi sul tema regolamentazione, perché chiaramente insomma tu parli di un mercato nuovo, ma ormai insomma è un mercato che è conosciuto e quindi manca ancora quella parte lì, no, dedicata alla regolamentazione. Quindi bisogna proteggere il sistema finanziario e cosa dice la Cina? Bisogna reprimere il comportamento di mining e trading di Bitcoin, prevenire la trasmissione dei rischi individuali al campo sociale, quindi monitorare di più l'azione dei miner, che sono i minatori, coloro che generano appunto le cripto. Allora, questi sono un po' i timori che hanno portato ulteriormente a questo crollo, no? Lo ricordiamo giusto per. Quale metti in pole position tu? Ma sicuramente, diciamo, il fattore che la Cina ha messo un diktat come tipico di quei tipi di regimi, naturalmente perché il Bitcoin e il mondo delle cripto, Bitcoin in particolare, nasce proprio come concetto di decentralizzazione, quindi un valore economico che non è diciamo proprio come natura sua dal punto di vista regolamentabile, se non in parte, no? Quindi Certo, ovviamente certo. questo, siccome ovviamente la Cina è un grande mercato, ha creato i timori del caso. Per quanto riguarda invece la questione di Elon Musk ormai è diventato necessariamente, per le sue affermazioni di dire una cosa positiva esattamente il contrario il giorno dopo, è diventato inevitabilmente una persona poco affidabile. Prima di tutto perché quando gli fa comodo, della serie io dichiaro che ho comprato 1,5 miliardi di bitcoin per accettarli anche come sistema di pagamento, e poi si sposta su Dogecoin, poi ritorna a Bitcoin, poi dice che è negativo, poi dice che il problema è un problema di carattere, addirittura che il Bitcoin consuma troppo, cioè mi sembra che sia la contraddizione di Sì, se che stesso. consuma troppa energia. Sì, esatto, perché ha avuto due posizioni assolutamente opposte nel giro di breve e queste posizioni chiaramente hanno portato proprio due movimenti opposti sul Bitcoin, no? Ovvio. No, la cosa strana, il paradosso, no? Come sempre in tutte le dichiarazioni, perché secondo me quando una persona vuole essere credibile deve essere coerente con le sue idee, che siano giuste o sbagliate. Però voglio dire, detto da lui che produce auto elettriche, nel caso specifico la Tesla, e che a sua volta per produrle inevitabilmente nella situazione industriale e energetica attuale, è evidente che lui va a utilizzare il famoso carbon fossile che denigra dall'altro punto di vista. Allora deve mettersi d'accordo con se stesso. Però questo insomma poi è un gioco con le tasche di chi investe in Bitcoin, appunto l'abbiamo scritto anche in sovrimpressione, Bitcoin sotto è sceso sotto i 34 mila dollari, adesso siamo a 36.359, ma insomma in un mese si è dimezzato, aveva toccato quasi la soglia dei 60 mila dollari appunto, quindi la preoccupazione poi chiaramente c'è, dice ma che faccio io con questi Bitcoin se mi si dimezza il valore in un mese? Allora, per esempio, proprio stamattina leggevo, io seguo un portale in particolare che si chiama Crypto Potato, no? È simpatico anche Sì, come Crypto cosa. Potato Sì, come patata, sì. Ok, ho capito bene. Va bene, esattamente. ok. Sì. È un sito americano il quale dice proprio stamattina alle 8:20 i mercati delle cripto rimbalzano per 300 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando che quantomeno la prospettiva di questa settimana si presenta, quantomeno nonostante che il meteo non ci sorride molto questa mattina, però dopo aver raggiunto, dice, un minimo di quasi 3 mesi di 230 trilioni, la capitalizzazione del mercato ha recuperato 300 miliardi.
mentre il Bitcoin si trova sopra i 36.000. Sembra che questo 36.000, di cui in questo momento è 36.400, però sembra che sia un bivio, una svolta, no? In Ok. cui ovviamente si possa da qui ripartire per vedere un apprezzamento sia di Bitcoin ma anche delle altre cripto, lo stesso Ethereum, la numero 2, sta rimbalzando in maniera importante dopo aver fatto veramente un minimo impressionante. Pensiamo che insomma, fino a 2 o 3 settimane fa è arrivato addirittura a 4.300 dollari Sì. e adesso fa neanche 2.300 dollari, quindi Sì, lo insomma. possiamo vedere, è dato 2.265 dollari in questo momento. Ethereum, che però, appunto, come dicevi tu, comunque è il rialzo dell'8,02, però non, insomma, aveva superato la soglia dei 4.000, come hai giustamente ricordato. Certo. Per cui diciamo che sicuramente ci sarà anche in futuro, perché la natura proprio delle criptovalute in particolare è la volatilità. Questo l'abbiamo sempre saputo, o almeno insomma, chi l'ha osservato con attenzione e si vuole comunque vuole diversificare i termini di portafoglio, piuttosto che vuole anche investire cifre importanti. È evidente che deve ragionare non in termini dell'oggi per domani, ma in un termine sicuramente più lungo. Certo, certo. Consideriamo che cioè voglio dire, quando è nato Bitcoin valeva 10 centesimi di dollaro, vorrei Sì, ricordarlo. peraltro, guarda, ricordo anche un'altra cosa, tu capirai subito a cosa mi riferisco, poi lo spieghiamo. 2 giorni fa tu sei andato a mangiare la pizza per caso? No, ho capito qual è la È il domanda. Bitcoin Pizza Day, perché il 22 maggio, ricordiamo perché questo ci riconduce anche al valore che aveva Bitcoin, per esempio 10 anni fa, perché parliamo del 22 maggio del 2010, ci fu uno storico acquisto, cioè di 2 pizze tramite Bitcoin, ben 10.000 Bitcoin per la precisione, che in quel momento valevano 41 dollari. Chiaramente parliamo di una cifra molto alta per le 2 pizze, questo è chiaro, ma niente se paragonata, ecco qui che torniamo al confronto del valore del Bitcoin agli 1,2 milioni del 2013 o ai 60 milioni del 2019, giusto per fare degli esempi. Esatto, tu pensa che per esempio questo weekend alcuni analisti, tra cui un ex Goldman Sachs, piuttosto che analisti di vario genere, hanno espresso ovviamente le proprie idee, no? In prospettiva di quello che è l'andamento del prezzo nei prossimi mesi, diciamo entro il 2021. Come ho detto nella precedente intervista, il mio pensiero rimane esattamente costante come era prima. Tra l'altro loro confermano addirittura livelli ancora più alti. Io ho parlato che entro quest'anno è possibile, e chiaramente non faccio il mago di professione, che il prezzo possa arrivare addirittura a 250 mila dollari. Addirittura un analista molto, molto noto ha detto che addirittura potrebbe toccare i 300 mila. Ovviamente i posteri lato a sentenza, certamente non spetta a me a fare il mago, perché Sì, mi occupo vabbè, di formazione certo. e di così di Magari avere la la sfera di sfera di cristallo. cristallo, Però, certo. evidentemente, quello che deve risultare alle persone è che c'è un cambiamento epocale veramente importante in corso. E ovviamente l'interesse e il valore che si sta spostando da una parte verso un'altra parte è così importante che tutti gli organi regolatori, governi, ma soprattutto le istituzioni bancarie tradizionali sono da una parte spaventate, dall'altra parte si stanno attrezzando. Perché? Perché dal punto di vista informatico, quindi qui parliamo di crittografia, che è la base matematica su cui si basano ovviamente tutte le criptovalute, è un sistema inattaccabile. E quindi, Certo. se, ovviamente, come sempre, se non puoi battere il tuo nemico, è meglio che ti allei, Sì, no? sì, Col tuo sì, sì. nemico. E quindi, di riflesso, come ha fatto Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, che è sempre stato più negativo fin dall'inizio nei riguardi di Bitcoin, hanno creato una serie di servizi e di prodotti basati su Bitcoin e sulle principali cripto. Quindi, si sono resi conto che o scappano i buoi, no? Della serie, i clienti si stufano del sistema tradizionale, capiscono l'opportunità enorme che c'è e che rimane tale per quanto riguarda questo nuovo mondo,
e spostano i denari sui famosi, sui principali exchange, Binance, Coinbase, Kraken, per dire i più importanti. E questo qui adesso addirittura io vedo anche certi clienti in Italia quando fanno i trasferimenti sul coso, con la scusa dell'antiriciclaggio, con la scusa di vari tipi di questioni burocratiche, cercano di così disincentivare le persone e soprattutto di creare anche una sorta di freno, di paura, no? Con questo non vuol dire che Bitcoin è la soluzione dei mali del mondo, che sia chiaro, però altrettanto è una cosa che bisogna guardare con attenzione, ma soprattutto bisogna studiare, secondo me, io mi occupo di questo, quello che è l'origine, il white paper di Satoshi Nakamoto, addirittura dell'ottobre 2008, che parlava esattamente di come è strutturato Bitcoin. In particolare, perché Bitcoin in assoluto, oltre che essere la più capitalizzata, ha una caratteristica fondamentale: è l'autentica criptovaluta decentralizzata. Perché dietro Bitcoin ci siamo noi, mentre per esempio dietro Ethereum c'è Vitalik Buterin, dietro Ripple c'è un'altra persona, dietro Cardano piuttosto che Polkadot, che più ne ha più ne metta. Ci sono dei progetti, ci sono dei servizi, ci sono delle Ok, aziende e certo. quindi è una cosa diversa. Quindi bisogna fare un distinguo tra Bitcoin e il resto. Ok, sì, ed è anche poi la regola che vale quando si parla del mondo cripto, perché poi si mette tutto in un unico pentolone, insomma, bisogna fare attenzione. Allora, Valerio, grazie come sempre per averci chiarito le idee anche da un punto di vista che è quello che fai tu di formazione. Ci saranno sicuramente altri momenti, quindi io ricordo che questo contributo potete ritrovarlo anche sui nostri canali on demand a partire dal nostro sito lefonti.tv, così potete riascoltarlo e ringrazio Valerio Rossi che sicuramente poi interverrà presto ancora in diretta su Le Fonti TV. Grazie per il tuo aiuto, Valerio. Grazie a voi, grazie Manuela, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a te.